mi hai fatto passare le pene di 10 anni di purgatorio. Così Padre Pio disse con il volto segnato dal dolore a Fra Giuseppe Longo da San Giovanni Rotondo, un confratello di Padre Pio, quelli che noi oggi diremmo fratelli laici, cioè fratelli non chierici, fratelli non sacerdoti, i frati senza messa, che pure sono, guardate, nell'ordine dei francescani, sono il numero più alto di frati canonizzati e beatificati, oltre che venerabili. Bene, che cos'era successo? Fra Giuseppe era andato da Padre Pio per chiedere le preghiere per una giovane ammalata. Questa giovane era immobilizzata su di una sedia e non riusciva a camminare. I familiari di questa ragazza avevano pregato Fra Giuseppe di portare questa loro richiesta di preghiera a Padre Pio. Fra Giuseppe si inginocchiò, scrive padre Alessio Parente, come faceva sempre, ma distrattamente poggiò le ginocchia proprio sui piedi piegati di Padre Pio e Padre Pio, sentendo il dolore, emise un grido. Poi Fra Giuseppe tolse subito le sue ginocchia dal piede piegato di Padre Pio e chiese scusa, ed era molto, come dire, molto mortificato, e Padre Pio gli disse appunto la frase con cui abbiamo aperto questa puntata: è come se mi avessi fatto fare 10 anni di purgatorio. Detto così, il fatto sembra non avere nessun collegamento con quello che noi stiamo dicendo. Eppure la cosa Fra Giuseppe, Longo da San Giovanni Rotondo, la comprese qualche tempo dopo, quando tornò dalla famiglia di questa ragazza immobilizzata, per dire che lui aveva parlato con Padre Pio e che Padre Pio aveva assicurato la sua preghiera. Bene, Fra Giuseppe fu allora che venne a conoscenza come la ragazza incominciò a camminare proprio nello stesso giorno in cui lui si inginocchiò sui piedi di Padre Pio. Quel dolore offerto, pari a circa 10 anni di purgatorio, fece guarire questa ragazza facendola camminare. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!